Buonasera, benvenuti a questa mia prima puntata nel mio videoblog. Io sono Davide per gli amici Poglio e questa è la prima puntata ufficiale del mio blog. Vlog, anzi. Allora, vediamo. Io nella prima puntata, nella puntata zero, ho voluto spiegare un po' di cose, cosa farò, cosa dirò. Però una delle domande che mi sono sempre sorte in mente, da voler fare come in un videoblog, da voler chiedere, perché comunque un blog, un videoblog è come andare al bar, è come, non so, trovarsi al bar e avere lì tutte le persone che magari si conoscono o non si conoscono e parlare, iniziare a parlare con qualcuno. Poi quando parli con quel qualcuno ti si avvicina a qualcun altro e parli anche con quello lì, magari mangiando qualcosa, bevendo qualcosa. Qui su YouTube voi siete liberi di fare quello che volete a casa, potete anche guardare il mio video da nudi, anche se è un po' brutto nei miei confronti, però vedete voi come volete vedermi in questo momento. E comunque una delle prime domande che mi sono sempre chiesto di voler fare e a cui voglio dare una risposta in un video blog è stata: chi è che si odia veramente? Chi è che odiamo noi come persone? Chi è che ci sta veramente sulle palle? Ci sono tante cose nella vita che si può dire che ci stanno sulle palle. Uno può dire, dicendo in generale, ma il fatto di dover pagare le tasse sulla prima casa, o il fatto di dover pagare una macchina a rate, o di doversi svenare per poter avere qualcosa, o di dover vendere il culo per poter trovare una casa dove stare e vivere con la persona che si ama. Altre cose che si possono odiare sono, non so, le persone che si intromettono in tutto, che vogliono a tutti i costi dirti che la loro idea è quella giusta, anche se magari voi state parlando, non so, ma state parlando di una cosa banale, non so, state parlando di come si fanno le patatine fritte, lui si intromette e dite: ma lo sapete che le patate fanno male? Secondo me dovete mangiare soltanto gamberetti fritti, perché la vostra idea fa cagare. A quel punto ti sale l'istinto omicida, ti viene voglia di prenderlo ammazzata in bocca. A me capita spesso, purtroppo. Però, non so voi se vi è mai capitato. Però, cos'è che ci fa veramente, che odiamo veramente? Uno è libero di voler odiare o di odiare veramente con tutto se stesso. Io ve l'ho già detto, io odio questo, o di dover per forza dover aspettare tanto tempo per trovare una casa o altro. Però tante di queste cose che odiamo, il fatto di dover aspettare, il fatto di dover sopportare degli idioti che ci costernano e ci stanno sempre attaccati in qualsiasi momento, in qualsiasi punto, sono come prezzemolo. Prima o poi si trova e ci sono più o meno dappertutto i coglioni idioti. E tutte queste cose qua si dice di odiarle, ok, ma si cerca di sopportarle. Si fa un sospiro e si dice: cazzo, devo tirare un po' avanti, magari più avanti andrà meglio. Altre potrebbero semplicemente dire: no, vaffanculo, non è che deve andare meglio, deve andare meglio, deve essere la cosa giusta, deve andare bene, altrimenti sono cazzi per tutti. E uno cerca di prendere in mano il proprio destino, spaccare la bottiglia e fare una strage. Altri invece sopportano, cercano di tenere tutto il peso sulle proprie spalle per portare il masso avanti, sperando che quel masso pian piano diminuisca di peso, o che la persona che tiene il masso in braccio o in spalle diventa più forte per poterlo reggere fino al momento di dove deve depositarlo. Ognuno ha un suo modo diverso di pensare come assorbire l'odio, perché se l'odio vaga e basta, genera soltanto altro odio. Se invece si catalizza, si trasforma in qualcos'altro, si riesce a ricavare anche qualcosa di buono. Perché se uno odia una persona che magari continua a fare dei versi, cioè, non so, al cinema, vicino a voi c'è uno estraneo, questo qui per tutto il film, oltre a tossire, continua a tirare su col naso, soffiarsi il naso, tirarsi via le caccole, fartele vedere, piuttosto che continuare. Oppure quando c'è la scena brutta e magari tu sei così che la guarda e dici: ma guarda, tutto deficiente qua di lato, che merda, che merda.
L'unica cosa che magari può scappare di buono in questo è diventare un po' più pazienti, sopportarlo, cercare di estraniarsi e quando sentite il verso così, di pensare a un ruscello, a dell'acqua che scorre addosso. Qualcosa che vi fa dissipare ogni nervosismo nei suoi confronti. A volte funziona, altre volte semplicemente si prende la cannuccia, la si infila in un orecchio e la si spinge finché non esce dall'altro orecchio. Dipende, uno com'è che la vuole prendere, diciamo. E quindi scatta un'altra domanda subito dopo. Perché si odia? Odiarsi è uno stimolo naturale, è una questione fisiologica, penso. Di voler a tutti i costi, voler del male anche a qualcuno. Di voler avercela contro qualcuno, perché almeno abbiamo uno scopo nella nostra vita. Perché se, non so, per esempio, quello che abbiamo di fronte in macchina va a 20 all'ora, sta in mezzo alla carreggiata, quando cerchi di sorpassarlo accelera, ti viene l'odio. Ma ti viene l'odio perché vorresti prenderlo a mazzate. Perché se uno riesce a essere indifferente a ciò, o accelera a manetta, o inchiode dietro e alla prima occasione utile gli fa un sorpasso azzardato cercando di fargli cagare in mano a quella persona. Ci sono tanti modi di reagire e tante cose che possono scattare all'odio. Però l'odio comunque, come lo vogliamo, come lo mettiamo, è un qualcosa che accomuna tutti. Tutti hanno l'odio contro qualcuno. E l'unico modo che si ha è o catalizzare la cosa o cercare di trasformare completamente l'odio in qualcos'altro. E magari trovare qualcosa di buono che ne esca da esso. Non so, il vostro capo, il vostro datore di lavoro è molto pesante. Voi cercate di soddisfare, se cercate di soddisfare in tutti i modi e cercate di dare il vostro massimo, magari imparate a fare delle cose che non sareste mai stati in grado di imparare andando con tranquillità, perché andando spingendovi al massimo troverete qualcosa, qualche idea, qualcosa che vi può far diventare migliori. O magari capirete cosa è che conta veramente in un lavoro. Quindi, ricapitolando, perché altrimenti ci tireremo per le lunghe, e questa è la prima lezione, e tutti voi potrete dire, beh che cazzo, la tronco così a metà, che bella merda che sei. Comunque, la tronco così perché un po' il telefono si sta scaricando, e un po' è la prima lezione, e voleva essere anche un po' una prova. Dopodiché vedremo com'è che andrà e come andare avanti con le prossime, diciamo. Non penso che le prossime lezioni mi vedrete qui dentro un parcheggio che osserva una strada con delle macchine o un camion davanti a sé. Però magari mi troverete da qualche altra parte, o magari farò dei commenti o cercherò di dare delle risposte a delle altre domande. Magari me le preparo meglio, magari peggio. Spero che qualcuno di voi veda questo video e spero di poter essere interessante. Magari i prossimi video saranno ancora più interessanti. Dipende dal momento, dipende da cosa succede in quel momento. Dipende dalle notizie, vedremo. Spero di essere stato interessante per voi. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie mille di tutto, ciao dal vostro Poglio.